Spettacolare partita tra Scalea e Sporting Davoli, una gara dove è successo praticamente di tutto. Pronti via e ospiti subito in vantaggio. Papaleo scappa sulla fascia sinistra e mette in mezzo il pallone dove si avventa Iofrida. Tocco ravvicinato che Tiesi può solo deviare ma senza evitare il gol. Colpo a freddo che in una giornata soleggiata non scompone più di tanto l'11 biancostellato, ci vogliono solo 4 minuti e la galoppata di Piccirillo si chiude con l'assist al bacio per Scoppetta che timbra l'1-1. Le squadre si affrontano a viso aperto e le occasioni fioccano, uno scatenato Tufo, buono alla sua partita, si fa spazio a sinistra e tenta la via del gol senza fortuna. Fortuna che invece Esposito si costruisce al 14esimo, azione personale e tiro maligno che si infila nell'angolo basso alla destra di Galiano. Gara che lo Scalea potrebbe chiudere già al 16esimo, ma questa volta la traversa nega la gioia del gol al capitano biancostellato Scoppetta. Pochi secondi dopo Petrillo taglia in due la difesa avversaria e Ruggero stende Tufo lanciato a rete. Rosso diretto per il numero 8 catanzarese e Scalea con più di un'ora in superiorità numerica. Ma anziché spingere sull'acceleratore la squadra di Carnevale si siede sul suo vantaggio. Ci vuole il 36esimo per rivedere i padroni di casa dalle parti di Galiano senza fortuna. Prima per l'eccellente chiusura di Bilotta, poi per l'imprecisione di Coppola. La ripresa è una partita a scacchi con poche occasioni. La prima ce l'ha Esposito ma Galiano chiude. Al 13esimo lo Scalea sbaglia l'impossibile, in una triplice occasione sotto porta e sul capovolgimento di fronti il Davoli si guadagna una punizione che Papaleo trasforma nel gol del 2-2. La squadra di Carnevale reagisce ma la partita sembra stregata, il tempo passa e il nervosismo aumenta, la lucidità viene a mancare e ci si affida a sterili mischia da calcio d'angolo che non portano frutti. Poi tocca a Petrillo provarci con il sinistro, palla larga di poco. Ad una manciata di secondi dalla fine Favieri si inventa una giocata individuale che semina il panico nella difesa ospite. Alla fine l'arbitro ravvede gli estremi per il calcio di rigore. Occasione troppo ghiotta per Scoppetta che sigilla il 3-2 finale regalando allo Scalea la quinta vittoria consecutiva e un posto nei playoff.